Ed eccomi nella pizzeria, una delle pizzerie, che sono pochissime, che piacciono a me, dove trovi il pizzaiolo prima delle 18, quando si inizia diciamo con il lavoro della pizza d'asporto, pizza al taglio, e quindi sono con il maestro pizzaiolo, anche lui allievo chiaramente dei grandi, ma a sua volta chiaramente due spicchi. E siamo con Tonelli Davide. Siamo qui fra Sarche e Arco. Tra Sarche e Arco, Pietra Murata per l'esattezza. Ecco, Dro, comune di Dro, eccetera, eccetera. Dolomiti, quelle per le arrampicate qui davanti. Esatto. Parcheggio. E quindi siamo qui nella preparazione di questa. Vediamo cosa che è una, diciamo, si tratta dei nostri cavalli di battaglia. Questa cos'è? Una focaccia, che sarebbe una pizza in teglia e cotta su due strati, appunto, e dopodiché divisa, quindi non c'è il taglio in mezzo, ma così la tagli, si apre libero. E il nostro cavallo di battaglia facciamo con stracchino, pomodori datterino Sicilia. Il stracchino è stracchino particolare? E stracchino no, non ho grande cosa, perché non sono riuscito mai a trovarne uno che mi colpisse particolarmente, quindi, diciamo. Quindi sei sempre alla ricerca? Sono sempre alla ricerca di questo, è uno di quegli ingredienti che sono a ricerca da tempo e diciamo sempre, che si fa tendi sempre a migliorare, sì. In questo momento, se vuoi dirlo, E questo qua, devo dire la verità, non lo so. Vabbè, stracchino. Poi pomodorini Sicilia sulle verdure, ecco, siamo molto attenti invece. Solo verdure italiane, quasi perlomeno. L'unica forse verdura che prendiamo estera è la cipolla di Cheven, francese, che però c'è da ottobre a marzo. La troviamo. Colore? Com'è? Di colore? Bianca. È una cipolla praticamente che piantano nei clò. Dove piantano, diciamo, le vigne o così. È una cipolla molto particolare, bene. Dolcissima, bene, bene. Costa 10 volte la cipolla normale. Dirai com'è quella di Sant'Arcangelo, che hanno. Noi poi usiamo o Tropea o Acquaviva o Cannara di solito. Ecco, Cannara invece rossa. Esatto, dipende un po' dalla stagione, esatto, da come esatto. Le troviamo. Però ricordati di Medicina e di Sant'Arcangelo. Medicina, anche Medicina usata ancora, esatto, sì. Esatto. Certo. Si vede anche Sant'Arcangelo. Perché diciamo, noi andiamo giù al mercato di Verona a rifornirci le verdure direttamente noi, quindi parliamo con i commercianti di verdure, che comunque sono il primo referenza dopo il contadino, ci sono loro. E quindi facendo così, insomma, riusciamo a trovare prodotti che magari qui non si trovano nell'ingrosso, nel dettaglio, eccetera. Pizza take away, attenzione, perché poi qua c'è anche il banco in attesa dell'ultima vendiamo, cottura. Dove vendiamo al chilo. Ecco qua, questo non è tonno, ma è, dicevi che è? È filetto di manzo. Ecco, filetto di manzo. Con patate cotte nel sale. Però poi il pesce non manca, abbiamo dei gamberoni. Gamberoni C1, congelati a bordo, Argentina. Ah, quindi chilometro zero. Agli antipodi. Diciamo che non sono un grande estimatore del chilometro zero, devo dire la verità, ma sono più sulla qualità, certo, del prodotto, diciamo. E diciamo che vado a prenderlo dove il prodotto è buono. O te lo fai arrivare. Esatto, certo. Me lo faccio arrivare, sì. Quindi, bene. Diciamo che ogni ingrediente ha una sua storia qui, nel senso che siamo molto attenti, come dicevo prima, appunto, specialmente sulle verdure. Cerchiamo di usare prettamente italiane, dal peperone corno, quindi un po' più dolce come peperone, e le melanzane tonda viola, quindi un po' più. Allora, qui siamo alla take away pizzeria take away, la lavagna. La lavagna. Sì, perché qui comunque chi comanda è la lavagna, nel senso che abbiamo, infatti, nella lavagna abbiamo le varie preparazioni. No, dimmi. Come mai lavagna? Allora, lavagna è io pensavo alla Liguria, non c'entra niente. Sì. No, diciamo che allora il nome è nato perché nel periodo in cui stavo aprendo, a 23-24 anni. Questa è rucola. Rucola? Non è rucola simpatica. Cose, no. Tutto regolare. Tutto regolare, ecco. Qua, tutto legale. Ecco. E praticamente nel periodo in cui aprivo. Avevo anche delle lezioni da fare sulla scuola ad Alberghiero, quindi diciamo da lì è nato un po' la lavagna, perché non si smette mai di imparare, no? Diciamo. Ah. Quindi la lavagna ricorda un po' la scuola,
è quella un po' la filosofia, sì, ecco, della lavanda. No, vedevo anche del nero fuori. Che anche sì, dopo io il locale, diciamo, ho cercato di farlo un po'. Cioè c'è questa idea di lavanda, esatto, di scuro. Quindi i colori nostri, diciamo, sono il nero, il bianco e l'oro, vabbè, che. Ecco. Bene. Bene, quindi complimenti, quindi, per i risultati già ottenuti nella guida del Gambero Rosso. Noi chiaramente nelle zone intermedie, dove chiaramente non sembra che non ci sia nulla, andiamo a vedere comunque le quotazioni. Qui siamo al top, insomma, della pista, da queste parti, di questa strada, tra l'altro molto trafficata, perché poi si sale, certo, anche a Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio, poi abbiamo Riva dei Garda, comunque, esatto, metà, quindi, diciamo, ecco, quindi molto ambita. Via molto trafficata, soprattutto dagli scalatori, e quindi e dai bene, jumper. Quelli che si buttano con la totalare, che tornano sempre vivi, quello è il cliente che si rischia di perdere, diciamo, tutti i giorni. Però gli danno per il giornale, se succede qualcosa, dai. Se li trovano, ecco. Infatti, qua. Bene, allora, insomma, complimenti. La pizza è questa, cioè tu usi la pizza di Bonci, la pizza alla romana, usiamo quell'alta. Pizza in teglia, sì, quella alta, poi abbiamo anche la tonda, che però, insomma, diciamo, la facciamo come che abbiamo cominciato con quella. E cerchiamo sempre, appunto, di avere ingredienti di qualità, selezionando i nostri fornitori e soprattutto andando direttamente nelle aziende, a visitare l'azienda, a vedere, capire come l'azienda, e poi, insomma, prendere i prodotti direttamente da chi li produce, per quello che si può. Pizza gourmet o è una parolaccia? Ma no, pizza gourmet, perché magari dopo tanti si fanno dei preconcetti, in realtà no. Noi abbiamo dalla pizza comunque economica, tra virgolette, quindi con 6, 7, 8 euro una persona può mangiare. Si parte dalla marinara, via di. Sì, corrente. Esatto, anche se le classiche, diciamo, come ho visto il menù, abbiamo poche pizze, il menù, diciamo, abbiamo più proposte, eccetera, perché il banco cambia quasi tutti, cioè, sopra qui? No, solo qua. Ah, sopra non è tuo? No, qua abbiamo un laboratorio dentro qui, dove produciamo anche basi in atmosfera modificata per altre attività. Pasticceria, cosa c'era? Quindi in atmosfera modificata. Fai pasticceria? No, pizza sempre. Solo che le facciamo nelle buste imbustate per i locali, eccetera, quindi andiamo a conto terzi. Cioè locali che usano tipo anche alberghi? Alberghi, eccetera, certo, che usano le pizze, e dopo abbiamo quelle già farcite e quelle che da farcire, diciamo, dopo la persona c'è tutto questo. Abbiamo la nostra linea, diciamo, ormai è 4 anni che abbiamo questo laboratorio, adesso sta sviluppando bene. Anche perché negli hotel di lusso, bordo piscina, sta funzionando la pizza. Più sono di lusso e più la pizza si fa a mezzogiorno piuttosto che la sera. Certo. Poi qui, tra l'altro, sono aperti, ma lui so che non viene, tu vieni solo la sera. No, io sono qua tutto il giorno. Ah, tu sei in ferie, sì. Allora? No, so che sabato me oggi l'ho fatto a mangiare dal mio amico Peter. Ah, ecco, no, quindi no. Per fai una pausa, cioè. Sì, perché sabato mattina e domenica mattina siamo chiusi. Invece durante la settimana, ecco, siamo aperti pranzo e cena. Ah, ecco, c'è questa cosa. E quindi bene, viva quindi la lavagna. Poi, siccome la guida delle pizzerie sta per essere rinnovata, speriamo. Io mi auguro che magari sia con qualche punticino in più, anche perché. In effetti noi stiamo sempre riaspettando il terzo spicchio in Trentino, Alto Adige. Io speravo nel Trentino perché c'era un buon segnale, in realtà faremo. Poi c'è stato così un flash in Alto Adige, in un albergo che poi è chiuso per Rosa Alpina. Ah, ok, sì. Quindi nel momento siamo ancora in attesa. Al momento siamo, se non sarà scarsi. Tre spicchi, magari anche, perché no, un tre rotelle. Io distinguerei il fatto che ci sono comunque due cose, come da mi viene in mente anche a San Martino del Buon Albergo, ah, Bosco, eccetera, Bosco, eccetera, certo. Dove appunto i suoi locali vengono anche divisi per l'asporto e per chi asporto, chi da sedersi. Qui ci sono queste due attività, in effetti vedo che funziona molto bene. Poi qui non c'è il Vaticano, però abbiamo le Dolomiti. Ecco, abbiamo questa montagna, comunque certo, fa un certo certo effetto vederla. Si può già salire da di qui, no? Sì, posso dire, c'è una ferrata c'è una ferrata, quindi ecco, volendo anche dopo cena. Certo. Notturna. No. con queste lampade a LED. Dopo aver mangiato. Bene, vi salutiamo qui da Lavagna, località, no, Lavagna, la pizzeria, ma il posto. Pietramurata. Pietramurata.